Sì, è un'operazione importante che raccoglie innanzitutto la soddisfazione del questore, spero anche della cittadinanza, per l'attenzione che mettiamo verso questo tipo di reati, reati predatori da una parte, ma dall'altra parte molto, anche molto incisivi nei confronti delle vittime, ma credo anche del commercio in genere, perché sicuramente poi tutta questa roba che viene rapinata va ad alimentare un mercato illegale, distorcendo quindi anche le regole del mercato. Ecco perché, oltre a questa azione, queste azioni che si stanno facendo dal punto di vista sia investigativo che preventivo su un reato che è, diciamo che il reato più grosso e più importante che noi registriamo nella nostra provincia, ci sarà anche un'attività ulteriore di verifica, di accertamenti, di controllo anche delle piazze dove questa merce può essere. E in questo pensiamo di coinvolgere, perché in tal senso noi abbiamo avuto anche delle risposte positive dall'amministrazione comunale e dalla polizia municipale. Che la tecnica e le modalità da loro utilizzate trovano riscontro in altre rapine commesse precedentemente, e inoltre nel corso delle scorse settimane, negli scorsi giorni, abbiamo proprio notato questi soggetti e le autovetture che avevano in uso circolare nelle zone, appunto, che noi riteniamo importanti per la commissione di questi reati. Quindi la loro presenza, diciamo, già nei giorni scorsi sul territorio in orari notturni ci ha fatto ritenere, ci fa ritenere che non era un colpo, diciamo, isolato questo commesso questa notte, ma rientrava in un progetto più ampio. La tecnica era quella di individuare il camion, diciamo, appetibile, intercettarlo, seguirlo per un breve tratto nelle arterie stradali e autostradali, e nel momento favorevole, possibilmente in prossimità di qualche svincolo autostradale o qualche svincolo sulle tangenziali, affiancarlo, farlo, costringerlo a rallentare con una macchina che gli si poneva proprio davanti, costringendolo di fatto ad arrestare la marcia. Poi chiaramente l'utilizzo di un'arma, che in questo caso era una pistola a giocattolo, puntata da finestrino, insomma, a finestrino, per intimorire e costringere definitivamente l'autista a fermare la marcia. Le misure di prevenzione migliori sono sicuramente quelle di pattugliare il più possibile il territorio con personale sia in divisa che in borghese, e tenendo conto appunto delle zone che noi riteniamo essere più a rischio.